Buongiorno a tutti. Oggi riprendiamo l'esercizio che abbiamo iniziato la scorsa volta sulla simulazione di Babs e poi iniziamo un altro tema d'esame che concludiamo domani. Prima di tutto, avete delle domande sull'esercizio che abbiamo iniziato lunedì scorso? Avete provato a risolverlo? Tutto chiaro? Ok. Allora, giusto per riprendere dove eravamo arrivati, eravamo nel model, avevamo creato un metodo simula. Questo metodo simula all'interno crea un oggetto simulazione e poi lancia la simulazione su questo oggetto con sim.run. E stavamo implementando appunto la classe simulazione. Successo. Ok, nella classe simulazione abbiamo creato una priority queue, che è la struttura dati classica dove mettiamo gli eventi che poi vengono processati uno a uno. Abbiamo creato un event type per distinguere il tipo di eventi, che è una enum. Abbiamo detto che la enum semplicemente è una struttura che assegna un intero ad ogni variabile, ad ogni identificativo. E ecco cosa è successo. E poi abbiamo creato un metodo run, che è quello dove effettivamente avviene la simulazione, e infine una classe innestata evento che contiene tutte le informazioni relative all'evento. E in particolare, quali sono queste informazioni? Sono il tipo di evento, local date time, che sarebbe il corrispettivo del timestamp in Java, e poi il trip, che è un riferimento al trip, ossia al bike trip che stiamo analizzando. Quindi ho creato un costruttore per settare tutte queste variabili e poi un metodo compareTo, che è sempre importante quando utilizziamo, sempre necessario quando utilizziamo una priority queue, perché nella priority queue gli eventi sono ordinati con quale criterio? Con il criterio specificato all'interno di compareTo. Quindi ricordatevi sempre di implementare l'interfaccia comparable dentro la classe evento se utilizzate una priority queue. Adesso cerchiamo soltanto di finire di implementare il metodo run e poi tutto quanto dovrebbe essere terminato. Quindi abbiamo detto che la prima cosa che dobbiamo fare è aggiungere gli eventi alla priority queue. Quali sono gli eventi? Sono tutti i trip i trip in partenza che si verificano nella data specificata, e quindi abbiamo creato questo metodo del model che mi restituisce tutti i trip per la data specificata, e poi abbiamo creato anche un metodo del DAO dove veniva implementato questo. Infatti, se vi ricordate, avevamo utilizzato semplicemente select asterisco from trip, quindi seleziona tutti i trip dove la data è quella specificata. Ricordatevi di mettere date, quindi di fare il cast date, perché altrimenti è un timestamp sulla tabella e non possiamo confrontare un timestamp con una data. Quindi nella classe simulazione, se questi sono i miei trip, creo una lista di trips, dove salvo il risultato, dove salvo quello che mi restituisce il model. Importo già util list. Adesso itero su tutti i trip e li aggiungo alla priority queue. Quindi for trip t, due punti, trips, pq.add new event. Event richiede il tipo di evento, quindi event type punto pick,
local date time, che è quella di t.getStartDate, e poi t. Quindi, se notate, stiamo inserendo soltanto gli eventi di pick, non gli eventi di drop, perché abbiamo detto che gli eventi di drop li inseriamo soltanto quando processiamo uno a uno gli eventi di pick. Quindi soltanto quando l'utente effettivamente riesce a prendere la bicicletta, inseriamo anche il corrispettivo evento di lascio di drop della bicicletta. Perché altrimenti è inutile considerare un drop se l'utente non è riuscito a prendere la bicicletta. Infatti abbiamo detto che c'erano queste due implementazioni distinte. Nella priority queue, in teoria dovremmo anche specificare il tipo, quindi il generics. Qual è il tipo di informazione che andiamo a inserire all'interno della priority queue? Infatti c'era un warning. Andiamo a specificare che è di tipo event. Ok. Tra l'altro, per qualche motivo qua si era cancellato, quindi riscrivo semplicemente il costruttore di simulazione, che era date, local date, date, int k, model, model. Ok. E nella priority queue di nuovo specifico che è di tipo event. Quindi ho aggiunto gli eventi alla priority queue, adesso devo processarli. Cosa significa processarli? Significa iterare sulla coda fino a quando la coda non diventa vuota. Man mano prendo un evento e lo processo. Quindi while pq.isEmpty, poi ci metto un punto esclamativo davanti per negare, quindi fino a quando non è vuota, processa, quindi event è uguale pq.pull. Questo pull mi restituisce e rimuove la testa della coda, altrimenti ritorna null se è vuota, ma in realtà se è vuota non entro mai, quindi non entro nel ciclo perché c'è il while esterno che controlla che la coda non sia vuota, quindi non devo neanche controllare che sia diverso da null. La classica cosa che si fa in questi casi è mettere uno switch su i.type, cioè sul tipo di evento. Quindi avremo due case, il caso di pick e il caso di drop. Quindi abbiamo il caso di eventi.pick, eventi.drop. Break. Ah, senza le parentesi forse. Ok, senza specificare event type, semplicemente. Quindi case pick, due punti, break, case drop, due punti, break. Non mi ricordo se Java richiede anche il break, ma per non fare confusione con altri linguaggi lo metto sempre. Quindi cosa succede quando faccio pick? Quando c'è un evento di pick, devo controllare che ci sia almeno una bicicletta disponibile e se c'è la prendo e poi inserisco un nuovo evento relativo al drop. Se non c'è, invece, aggiorno il contatore dei pick miss. Quindi ho bisogno di due contatori, pick miss e drop miss, inizializzati a 0. Quindi qua come variabili globali creo un private int pick miss uguale a 0, private int drop miss uguale a 0. Queste variabili globali sono quelle che
mi daranno quel risultato della simulazione, quelle che poi in qualche modo dovrò restituire al model e il model restituirà al controller. Quindi, come faccio a sapere quante sono le biciclette disponibili in ogni stazione? Abbiamo una variabile docCount che mi dice il numero massimo di posti disponibili per ogni stazione. Se vi ricordate, nell'interfaccia grafica l'utente inserisce una variabile k, che è la percentuale di occupazione, quindi la percentuale di posti occupati, di biciclette disponibili perlomeno, per ogni stazione. Quindi quello che manca qui prima del processare gli eventi è la fase di inizializzazione delle stazioni, perché io devo dire che ogni stazione contiene tot biciclette. Quindi ho anche bisogno di una struttura dati dove andare effettivamente a salvare questa informazione. Qual è una struttura dati che mi permette in modo veloce di associare per ogni stazione un contatore? Fate attenzione, non vorrei modificare l'oggetto station, perché l'oggetto station è il Java bin relativo alla stazione che abbiamo preso, che contiene le informazioni che abbiamo preso dal database. Vorrei salvare questa informazione da qualche altra parte, ma vorrei comunque associarla alla station. Quello che è più semplice in questi casi fare è creare una mappa. Una mappa che mi associa ad ogni stazione un contatore, perché se ci pensate, molte volte mi chiederò per ogni stazione quanti sono i posti disponibili. Quindi devo ottenere questa informazione in modo veloce. Il modo più veloce possibile è quello di utilizzare una mappa. Quindi qui aggiungo un inizializzo, diciamo il numero di posti, il numero di biciclette per ogni stazione. E in realtà quello che faccio è creare una mappa. Quindi creo un'altra variabile privata, private map. Cosa metto come generics? Metto station, per cui l'associare ad ogni stazione, un intero, ossia il numero di posti occupati. Quindi station integer. E la chiamo station count. Quindi importo map. E poi all'interno di simulazione creo anche questo station count. Station count uguale new hash map. Creo un hash map perché non sono interessato all'ordine, quindi non è una tree map. Hash map sempre di station integer. E importo hash map. Ok. Quindi ho bisogno di sapere adesso quali sono tutte le stazioni in modo tale da associare ad ogni stazione un contatore iniziale, che sarebbe il numero di biciclette disponibili per quella stazione. Allora, come faccio a ottenere le stazioni? Devo chiederle al model. E il model contiene le stazioni, però non abbiamo ancora un metodo getStation. Però possiamo crearlo. Quindi public list, sono nel model, creo un metodo, semplicemente un getter per le stazioni. Quindi list station, get stations, e semplicemente ritorno stations. Adesso non considero tutte le condizioni di errore possibili, anche se dovrei farlo. Quali sono le condizioni di errore possibili? Se il metodo getStation venisse chiamato prima di aver effettivamente ottenuto le stazioni, cosa che però non è possibile, perché nel model effettivamente le stazioni le creo nel model, le carico nel costruttore del model, quindi non è mai possibile che sia null.
In alternativa, qua avrei dovuto inserire il controllo su stations uguale uguale a null. A questo punto avrei avuto due possibilità, o creare una nuova lista di station vuota, oppure lanciare un'eccezione. In questo caso non mi preoccupo, perché siccome nel costruttore del model vengono caricate, sono abbastanza sicuro che non sia null, a meno che il DAO non mi restituisca un null. Quindi, ok, in realtà questo non è un intero, ma è un double, quindi, scusate, nel costruttore di simulazione ho cambiato k da int a double, che avevo scritto in modo sbagliato. Quindi, posso iterare su tutte le stazioni, quindi for station s, due punti, model.getStations per tutte le stazioni, aggiungo in station count, quindi station count.put, aggiungo la coppia di stazione S con valore cosa? S. Doc count, quindi il numero di posti disponibili per quella stazione moltiplicato per k. Perché k mi dice la percentuale di occupazione, doc count mi dice il numero massimo di posti disponibili, quindi moltiplico k, che è un valore double che va da 0 a 1, per doc count, quindi k per doc count, e poi faccio tutto il cast a int perché voglio un intero, voglio salvare un intero. Quindi s, station s. Quindi s.getDocCount per k, metto tutto quanto tra parentesi e poi faccio il cast a int. In questo modo ho inizializzato la struttura dati che mi tiene conto di quante sono le biciclette per ogni stazione, disponibili in ogni stazione. Adesso, quello di cui ho bisogno quando processo ogni evento sono due informazioni. Qual è la stazione di cui stiamo parlando e qual è il conteggio per quella stazione. Quindi direi, prendiamo queste informazioni prima di entrare nel switch case, perché tanto è un'informazione comune ad entrambi i casi, e la salvo in due variabili locali. Quindi station uguale a e.trip.getStartStationID. Quindi trip ha l'informazione sull'ID della station, non ha l'informazione sulla station perché non ho creato l'ORM completo, però questo l'abbiamo fatto perché altrimenti ci sarebbe voluto troppo tempo, e lo stiamo risolvendo anche un po' in ottica esame, quindi con un tempo limitato. Adesso che ho l'ID, ho bisogno di ottenere l'oggetto station associato a questo ID. Come faccio? Non è troppo difficile perché nel model ho creato uno station ID map, quindi ho creato l'identity map di station. E per semplicità la faccio diventare, tolgo la keyword private, così diventa visibilità anche all'esterno, in modo tale da evitare di creare un getter anche sull'identity map. E a questo punto, da simulazione, siccome in simulazione io ho il riferimento a model, perché nel costruttore di simulazione ho passato il riferimento a model, posso chiamare model.stationIDMap.get. Se gli passo stationID, che sarebbe questo e.trip.getStartStationID, ottengo la stazione di interesse. E poi ho bisogno del conteggio per quella stazione. Int count uguale a station count
punto get station. Quindi ottengo la stazione, ottengo il conteggio. A questo punto mi devo chiedere se il conteggio è maggiore di, nel caso dell'evento di peak, se il conteggio è maggiore di 0, se è maggiore di 0 vuol dire che posso prendere la bicicletta, se è minore di 0 vuol dire che non posso prenderla. Quindi, if count è maggiore di 0, quindi qua significa bicicletta disponibile, quindi count meno meno, decremento count, salvo in station count il nuovo valore, quindi station count punto put per station, associamo il valore count, faccio di nuovo put perché essendo il valore duplicato dovrebbe inserirmi il nuovo valore, infatti se vedete adesso la descrizione è veramente piccola, però se leggete la descrizione di put, se la mappa contiene un valore associato a quella chiave, il vecchio valore viene sostituito da quello nuovo, quindi facendo di nuovo put la stessa coppia di informazioni, cioè di una nuova coppia di informazioni, stazione e valore, questo valore viene aggiornato per quella stazione, quindi in altre parole stiamo aggiornando il contatore di biciclette disponibili per quella stazione. E poi cosa devo fare? Devo aggiungere un nuovo evento, quello di drop, perché l'utente è effettivamente riuscito a prendere la bicicletta, adesso deve poi rilasciarla, deve fare il drop. Quindi pq.add new event, event type punto drop t punto allora e event type punto drop, l'evento è quello di e, quindi e punto trip punto get end date. Quindi sto processando l'evento E, all'interno dell'evento E c'è l'informazione sul trip specifico, di questo trip specifico prendo la data di fine e poi devo salvare anche il trip, quindi E.trip. Quindi, ricapitolando, ho inizializzato una struttura dati con il numero di biciclette disponibili per ogni stazione. Adesso sto processando gli eventi. Per ogni evento di peak controllo se il contatore è maggiore di 0, quindi se ci sono delle biciclette disponibili. Se ci sono delle biciclette disponibili, decremento il contatore perché ne sto prendendo una. Aggiorno il contatore nella struttura dati, quindi station count.put, e creo un nuovo evento relativo al drop, perché l'utente ha preso la bicicletta, adesso da qualche parte dovrà pure lasciarla. E quindi creo un nuovo evento associato. Altrimenti, else, devo aggiornare pick miss. L'utente non è riuscito a prendere la bicicletta. Quindi questa è un'inefficienza del sistema, perché le biciclette non erano posizionate in modo ottimale, per cui ho perso un guadagno, un possibile guadagno. Quindi pick miss più più. Quindi l'utente non è riuscito a prendere la bicicletta. Qua aggiungo anche il commento su aggiungo un nuovo evento drop. Ok. In realtà sarebbe meglio spostare, non è possibile creare station account generici sia per l'evento di peak che per l'evento di drop, perché mi sono reso conto che nell'evento di drop andiamo a considerare
get and station ID. Quindi in realtà queste informazioni sono specifiche per l'evento di peak e le spostiamo in case peak. Poi le copiamo direttamente in case drop. Però sono diverse perché la stazione cambia tra la stazione di partenza e quella di arrivo. Altrimenti falseremo i risultati della simulazione. Quindi copiamo di nuovo questa informazione, andiamo in drop e questa volta station non è più get star station ID ma è get end station ID. Count invece è sempre il count, il conteggio associato a quella stazione. Questa volta cosa ci dobbiamo chiedere? È possibile lasciare una bicicletta? Quando è che è possibile lasciare una bicicletta? Quando count, quindi il livello di occupazione di quella specifica stazione, è inferiore ad hoc count. Quindi, if station.get doc count è maggiore di count, quindi se ci sono ancora posti disponibili, ci sono ancora dei posti disponibili, cosa faccio? Rilascio la bicicletta. Quindi count più più, aggiorno il contatore, perché se lascio la bicicletta ci sarà un posto disponibile in meno, e aggiorno il contatore in stazione. Quindi station count.put station count. Altrimenti, se non ci sono più posti disponibili, aggiorno i drop miss, quindi aggiorno gli errori. Else drop miss più più. Quindi vedete che alla fine la simulazione si risolveva in modo abbastanza semplice. L'ultima cosa che ci rimane da fare è cercare di spostare i risultati della simulazione peak miss e drop miss dalla classe simulazione al model e poi dal model al controller. Siccome non è una sola variabile, ma sono due, sarebbe meglio creare un oggetto apposito dove salvare queste informazioni. Quindi in modo molto veloce creo una nuova classe che chiamo Simulation Result. Dentro questa classe creo due variabili private, peak miss e drop miss. Poi creo come al solito il costruttore utilizzando entrambi i field. Creo getter e setter. Poi creo il toString. Perché poi andrò a strampare dal controller, andrò a strampare nell'interfaccia grafica. Quindi ho creato questa piccola classe dove salvare i risultati, di nuovo classico Java Bean, quindi contenitore di informazioni. Adesso in simulazione quello che devo fare è ritornare il numero di drop miss e peak miss, che però faccio in un metodo a parte. Chiamo public simulation result, quindi ritorno un oggetto di tipo simulation result, get results. Questo mi crea un nuovo oggetto new return new simulation result con peak miss e drop miss. Quindi peak miss
drop miss. All'interno, tutto chiaro fin qui? Tutto abbastanza semplice. All'interno di model, quindi alla fine farò un return sim.getResults. GetResults mi ritorna un oggetto di tipo simulationResult, quindi anche il metodo simula di model ritornerà un simulationResult. E quindi anche il controller indusimula, quando chiama model.simula, otterrà un oggetto di tipo simulationResult. Chiamo sr, importo simulationResult. E poi semplicemente stampo in txt result simulation result. Quindi txt result.setText sr.toString. Questo spiega anche il perché abbiamo implementato il metodo toString all'interno di simulation result, perché poi volevamo stamparlo nel controller. Ovviamente il modo in cui ho deciso di implementare la simulazione, quindi fare una classe esterna al model, è una scelta che non è univoca. Ci possono essere altre implementazioni, altre architetture, altri modi per definire l'architettura dell'applicazione. Questa è solo una delle tante possibilità. Però permette abbastanza di distinguere la simulazione dal resto dell'implementazione, per non complicare eccessivamente il model. Perché, se vedete, la simulazione richiede diversi componenti, quindi è giusto che vada messa in un componente, in una classe a parte. Proviamo a vedere se la nostra implementazione è corretta, o comunque funziona. Ora, se clicchiamo su conta trip, mi restituisce lo stesso risultato dell'altra volta, quindi conta i trip per quella particolare data. Poi, se cambio data e clicco su simula, mi restituisce il numero di simulation result, dove peak miss è uguale a 0 e drop miss è uguale a 1044. Proviamo a spostare un po' il cursore e non ci sono cambiamenti evidenti. Se scegliamo Saturday, mi dice selezionare una data da lunedì al venerdì. Proviamo a cambiare mese. Qua sono. Ok, qua si cambia il mese. Proviamo a passare ottobre 12. Simula. Sempre il numero di drop miss è alto. Avete delle domande? Tutto chiaro come abbiamo impostato la simulazione? Quindi l'unica constatazione che possiamo fare è la seguente: come qualcuno mi aveva detto l'altra volta, perché abbiamo creato l'identity map? Perché effettivamente l'identity map è un po' una scocciatura, è abbastanza lunga da creare questa nuova classe, poi modificare i metodi del DAO, eccetera. Beh, l'identity map l'abbiamo creato esclusivamente per permettere all'interno di simulation di ottenere l'oggetto stazione, dato l'ID della stazione di partenza e della stazione di arrivo. Perché avevo bisogno dell'oggetto stazione? Perché ho creato una mappa, quella station count, che mi associa ad ogni stazione un contatore sull'occupazione di quella stazione. Ovviamente avrei potuto benissimo creare una mappa station count tra due interi, che uno identifica l'ID della stazione e l'altro identifica il contatore associato a quella stazione. Questo mi avrebbe permesso di risparmiare un sacco di tempo, perché non avrei dovuto creare l'oggetto Identity Map. Avrei risparmiato del tempo sia nel DAO che nel model. Comunque, in generale, avrei risparmiato del tempo. Ora, una scorciatoia di questo tipo può andare bene all'esame, dove magari siete un po' stretti con i tempi, però in un programma
scritto bene, consiglierei comunque di creare la identity map perché permette di strutturare meglio l'applicazione. L'importante è sempre avere chiaro il fatto che entrambe le implementazioni siano corrette e che ci siano implementazioni alternative, alcune più veloci e altre più lente. Poi scegliete voi qual è quella migliore per la vostra esigenza. Domande? Tutto chiaro? Direi tutto a posto. Provate anche a risolverlo da capo. È sempre utile in vista dell'esame provare a rifare gli esercizi da soli. Quindi, terminata la simulazione di Babs, direi facciamo un altro tema d'esame. Facciamo un tema d'esame. E in particolare ho scelto quello del 2016, del 1 luglio, quindi primo appello, direi. E l'ho caricato su GitHub, però nella sezione TDP esami. Penso che abbiate già lavorato su questo repository con Corno. Qui mettiamo tutte le soluzioni ai temi d'esame man mano che li svolgiamo. Quindi ho creato un nuovo repository che si chiama 2016-07-01. Dovrei anche avermi messo il link nel registro. Fatemi controllare. Sì, è questo qua. Ora, questo tema d'esame ha su un database che è quello della Formula 1. Adesso andiamo a vederlo nel dettaglio. Ora, vediamo cosa ci chiede. Si consideri il database Formula 1 contenente informazioni su tutte le gare, i costruttori, i piloti e i circuiti di Formula 1. Estratto i dati pubblicati sul sito, bla bla. Il database è strutturato secondo il diagramma R della pagina seguente. Ecco, l'unica difficoltà di questo esame era capire dove prendere le informazioni, perché se vedete il diagramma R è leggermente più complicato di quelli che abbiamo visto di solito. C'è anche da dire che però in sede d'esame avevamo esplicitamente detto quali erano le tabelle interessanti e quindi in realtà avevamo semplificato molto la soluzione. Comunque, si intende costruire un'applicazione JavaFX che permette di interrogare tale base di dati e calcolare informazioni a proposito delle gare disputate. E ci sono i due punti. Quindi tutti i temi d'esame che abbiamo fatto finora, e direi anche quest'anno, sono articolati su due punti. Il primo punto è quello che assolutamente va svolto per superare l'esame, va svolto tutto correttamente. E il secondo punto è quello facoltativo, ma in cui sinceramente vi chiederei di farlo lo stesso perché è quello che vi permette poi di ottenere un buon punteggio e anche vi permette di avere un pochino più di margine nel caso in cui magari perdiate un punto o due nel primo punto. Quindi cercate sempre di svolgerlo tutto, anche se non riuscite a completarlo, non preoccupatevi, però non fermatevi solo al primo punto. Quindi nel punto 1 veniva chiesto: l'utente seleziona dal corrispondente menu a tendina l'anno di una stagione, tabella season, in cui si sia disputato un campionato. Quindi ci sono le stagioni che di fatto corrispondono con gli anni. Selezionata una stagione, poi andremo a considerare soltanto le informazioni nel database relative a quella stagione. Premendo sul tasto Vittorie Piloti, l'applicazione costruisce un grafo che rappresenta le vittorie tra piloti. Quindi si consideri che ogni pilota vince su tutti coloro che hanno partecipato alla stessa gara e sono arrivati dopo. Quindi abbiamo un grafo e le relazioni all'interno di questo grafo sono relative alle vittorie di un pilota sugli altri. E diciamo che un pilota vince quando arriva davanti a qualcun altro. Quindi il primo arriverà davanti al secondo, al terzo, al quarto, al quinto, il secondo arriverà davanti al terzo, al quarto, al quinto e così via. Il quinto non arriva davanti a nessuno, se sono solo in cinque. E dove prendere queste informazioni? Le prendiamo dal campo position della tabella results. Quindi abbiamo una tabella results che ha l'informazione sulla posizione
di arrivo di un determinato pilota. I vertici del grafo sono i piloti che hanno partecipato alle gare considerate ed hanno tagliato il traguardo. In particolare qui veniva detto, signori, no, quindi i piloti che non terminano la gara, perché vediamo che poi nel database c'era questa peculiarità per cui alcuni piloti, alcune informazioni di alcuni piloti erano parzialmente mancanti, quindi qua abbiamo specificato di ignorare i piloti che non hanno terminato la gara, ma questo era solo un dettaglio. Non credo che poi ci siano differenze significative, perché semplicemente questi piloti poi non vengono considerati, non viene creato un arco tra questi piloti. Un arco orientato rappresenta la vittoria di un pilota su un altro, con peso pari al numero di gare in cui tale vittoria si è verificata. Quindi qui c'era l'unica complessità. Abbiamo detto che considerato una gara è abbastanza semplice creare questo grafo, perché basta scorrere il ranking di arrivo e si crea un arco tra un pilota e tutti quelli che sono arrivati dopo di lui. Il fatto è che questo arco è pesato sul numero di volte in cui in tutte le gare di quella stagione questo pilota è arrivato davanti agli altri. Quindi non bisogna considerare soltanto una gara, ma tutte le gare. Quindi in tutte le gare, quante volte questo pilota è arrivato davanti agli altri? Questa è l'unica difficoltà del tema esame. Cioè cercare di estrapolare queste informazioni da questo database non era proprio banale. Costruito il grafo, l'applicazione visualizza il pilota che ha totalizzato il miglior risultato, definito come differenza tra il numero di vittorie, archi uscenti, di sconfitte, archi entranti. Quindi, costruito il grafo in modo corretto, l'ultimo punto, il punto C, in realtà è abbastanza semplice, perché semplicemente bisogna iterare su tutti i vertici del grafo, calcolare la differenza tra i pesi degli archi entranti e quelli degli archi uscenti e ottenere il valore più alto. Quindi questo è semplice, l'unica parte difficile è costruire correttamente il grafo. E vabbè, vediamo anche il punto 2, perché come vi ho detto, a volte è utile leggerlo tutto, bisogna sempre leggerlo tutto il tema esame, perché in questo modo si può strutturare fin dall'inizio correttamente l'applicazione. Quindi cosa viene chiesto nel punto 2? Facendo clic sul pulsante Dream Team, individuare un Dream Team. Cos'è un Dream Team? È un gruppo di K piloti e la dimensione K viene stabilita dall'utente tramite l'apposita casella di testo. Il tasso di sconfitta di un team è definito come il numero totale di vittorie di un qualsiasi pilota non appartenente al team su un qualsiasi pilota appartenente al team. Quindi, definito un sottoinsieme K di tutti i piloti, a questo sottoinsieme K associamo un valore che è il tasso di sconfitta, definito come la differenza tra il numero totale di vittorie dei piloti che non appartengono a questo sottoinsieme e il numero totale di vittorie dei piloti che appartengono a questo insieme. Quindi vogliamo ottenere qual è il sottoinsieme di piloti di dimensione K che ha vinto più volte rispetto agli altri. Ovviamente, dato un numero n, noi cerchiamo un sottoinsieme K, quindi ce ne sono diversi, e utilizziamo un algoritmo ricorsivo per trovare qual è il sottoinsieme K migliore. Quanto dobbiamo andare giù nella ricorsione di K volte? Quindi se il valore K è 1 andiamo solo un livello di ricorsione, se il K è uguale a 3 andiamo 3 volte nella ricorsione. Quindi in realtà è un algoritmo ricorsivo abbastanza semplice, perché non ci sono condizioni di terminazione o particolari condizioni di controllo difficili. Semplicemente devo trovare tutti i sottoinsiemi possibili, di questi sottoinsiemi possibili devo salvare quello che massimizza un qualche valore, che è il tasso di sconfitta. Quindi siccome il primo punto era un pochino più impegnativo, il secondo era abbastanza semplice. Tutto chiaro dal testo? C'è qualche domanda? Ok, quindi andiamo nel progetto base. Innanzitutto importate ovviamente il database il database Formula 1 nel vostro MySQL.
E poi andiamo nel progetto base. Come al solito è strutturato nei tre packages. Ci sono più o meno tutte le informazioni già che vi servono. E iniziamo dal controller. Prima cosa che dobbiamo fare è popolare il menu a tendina. Il menu a tendina richiedeva di inserire tutti gli anni. Gli anni abbiamo detto che li prendiamo dalla tabella season. Andiamo a vedere un attimo come è fatto, come è strutturato il database. Abbiamo una tabella season dove ci sono tutti gli anni. Di fatto la tabella season è collegata semplicemente a races, perché tutte le gare vengono svolte in un particolare anno, quindi la tabella season mi dice la lista degli anni. La tabella races mi dice quali sono le gare per quel particolare anno. Quindi, per popolare il menu a tendina, l'unica cosa che devo fare è fare una query al database, farmi restituire tutte le season e poi stampare semplicemente l'anno. L'abbiamo fatto 1000 volte. Quindi andiamo in Eclipse, controlliamo se nel DAO c'è già un metodo get all seasons. Siamo fortunati perché esiste, quindi abbiamo già un metodo che restituisce tutte le season. Quindi nel controller, all'interno di setModel, dopo aver ottenuto il riferimento al model, popolo la combo box che sarà di season. Quindi box anno.get items.add all model.get seasons get all seasons. Ovviamente questo metodo del model non esiste, ma lo andiamo a creare. Ho bisogno prima di un riferimento al DAO, quindi formula one DAO, F1 DAO. Creo il costruttore del model. Scrivo F1 DAO uguale new formula one DAO. Importo formula one DAO. E poi semplicemente in get all season return f1DAO.getAllSeasons. Non mi restituisce una sola season, ma mi restituisce una list di season. Primo punto, popolare il menu a tendina, veramente semplice perché semplicemente dal model richiamo un metodo del DAO che mi restituisce tutte le stagioni e glielo restituisco al controller che lo visualizza. Adesso quello che succede è che l'utente preme sul bottone e crea grafo. Quindi mettiamo tutto in un try catch, perché abbiamo detto che dobbiamo gestire tutte le eccezioni. Questo lo facciamo sempre. All'interno del catch scriviamo e.print stack trace. Questo lo aggiungo semplicemente perché altrimenti se avete un'eccezione non vi compare, quindi in fase di sviluppo non riuscite a capire qual è il problema che è il vostro programma. Però poi basta commentarla per far sì che non venga più stampata quel listato rosso con tutte le informazioni sull'eccezione. Viene soltanto stampato quello che poi scrivete qui in system.out.println, dove scrivete errore di connessione al DB, anche perché al posto di exception potreste scrivere runtime exception. Ops. Runtime exception.
voi sapete che l'unica runtime exception che potrebbe venire fuori è quella di connessione al DB, se c'è stato, se avete implementato correttamente la vostra soluzione. Quindi il try catch mettetelo sempre in tutte le funzioni dove l'utente può interagire con l'interfaccia grafica, quindi in tutti i bottoni, eccetera. Poi, l'utente seleziona un anno, quindi season, un anno che significa una stagione, quindi season S uguale box anno.get value. Con get value ottengo il valore che ha selezionato l'utente, però devo controllare che S sia diverso da null, perché è anche possibile che per qualche problemino dell'interfaccia grafica non ci sia alcun valore e quindi non sia stato selezionato alcun valore e quindi S potrebbe essere null. E se S è uguale a null, stampo un messaggio di errore in cui dico selezionare una stagione, altrimenti non so cosa fare. E poi return. Sì, in realtà, scusate, non va scritto, sì, può anche essere scritto sul terminale, sulla console, ma dovrebbe essere scritto su txt result. Quindi aggiungiamo anche txt result.set text, selezionare una stagione. È la stessa cosa per errore di connessione al DB. Ok. Quindi, se ha selezionato una stagione, questa stagione non è null, creo il grafo. Model.creaGrafo S. Cosa facciamo in CreaGrafo? Andiamo a creare effettivamente il grafo come descritto nel testo. Che tipo di grafo è? È un grafo orientato, è un grafo pesato, non ci sono loop, quindi è un simple weighted, un simple directed weighted graph, o simple weighted, comunque è un grafo semplice, diretto e pesato, e se non mi ricordo come lo chiami, jgraph-t. Comunque, simple weighted directed grafo, vediamo qual era il nome corretto. Simple weighted graph. No, simple weighted graph non è diretto. Simple directed. Scusa? Simple directed weighted. Simple directed weighted graph. Ok, ce l'abbiamo fatta, scusatemi. Quindi è un grafo diretto, pesato, semplice, perché non ci sono i loop. Comunque, se avete il prospetto con tutti i tipi di grafi, di jgraph-t è abbastanza semplice trovare il tipo di grafo. Dobbiamo impostare i generics, che sono il tipo di vertice e il tipo di arco. Cosa mettiamo come vertice? Il driver. Quindi mettiamo un driver e un weighted
Directed Weighted Edge, che si chiama Directed, scusate non mi ricordo mai i nomi, vi ricordate come si chiama l'edge? Ecco sì, default, è vero, default, default weighted edge, ok, ottimo, grazie. Ok, entrambi queste variabili le mettiamo private per mantenerle private all'interno della classe, con visibilità privata all'interno della classe, e poi nel costruttore del model andiamo a creare questo grafo. Quindi grafo uguale new, simple directed weighted graph, e nel costruttore passiamo anche default weighted edge.class. Ok. Ma in realtà mi piacerebbe più metterlo qui all'interno di CreaGrafo, perché se chiamo la funzione CreaGrafo più volte vorrei che il grafo venisse inizializzato ogni volta. Quindi non metterlo nel model ma in CreaGrafo. Perché quando, mettendo caso che l'utente poi selezioni anni diversi e prema all'interno dello stesso ciclo di vita del programma più volte sul bottone CreaGrafo, vorrei che il grafo venisse costruito da zero ogni volta. E quindi venisse proprio anche creato un nuovo oggetto. Allora, quali sono i vertici? Sono i piloti che hanno gareggiato in quella stagione. Quali sono gli archi? Gli archi rappresentano il numero di vittorie di un pilota sugli altri per tutte le gare di quella stagione. Quindi, drivers uguale f1DAO.get all drivers by season, e gli passo la stagione S, e poi graphs.add all vertices grafo drivers. Quindi aggiungo al grafo tutti i drivers che sono una lista di driver. Vediamo un po' come è fatta questa classe driver. Questa classe driver ha una marea di informazioni. Ora, il mio consiglio è, se non sono necessarie, eliminatele, perché altrimenti perdete un sacco di tempo per portarle dal database in memoria, prendete 10 minuti che sono assolutamente inutili. Quindi, siccome quello che serve poi di fatto è il driver ID, il nome e il cognome, tutto il resto lo cancellerei. E questo vi semplifica molto la vita quando dovete andare a implementare il codice. Quindi magari prima chiedete quali sono le informazioni effettivamente utili per da visualizzare, quindi se non è chiaro chiedetelo e poi eliminate tutto il resto, soprattutto in queste classi dove c'è un sacco di informazioni. Quindi driver ID, nome e cognome, l'unica cosa che devo fare è creare ancora esco the equals e toString. Perché esco the equals? Perché sto mettendo driver come chiave all'interno, comunque sì, come vertice all'interno del grafo. Siccome il grafo, come vi ho già detto forse già qualche volta, all'interno è implementato come una mappa,
è importante che due oggetti, per evitare di inserire dei vertici duplicati, è importante che l'oggetto che scrivete qui, come primo generics, quindi il tipo di vertice, abbia definito hashCode equals, perché il grafo dovete vederlo, il grafo di JGraphT dovete vederlo come una mappa. Quindi se non scrivete, se non implementate hashCode equals, l'implementazione del grafo non è corretta. Quindi source generate hashCode equals, ovviamente l'hashCode equals lo generiamo su driver ID. E invece il toString lo implementiamo su tutti quanti. Quindi adesso ho bisogno di un metodo del DAO che mi restituisca una lista di driver. Andiamo a vedere se c'è qualcuno che restituisca per caso una lista di driver in modo da poterla modificare, ma sfortunatamente non c'è, quindi diciamo che copio la sintassi di get all constructor e poi lo modifico in modo tale da restituire una lista di driver. Allora, qual è la query di cui ho bisogno? Andiamo in SQL Pro e proviamo a scriverla. Ho bisogno di selezionare tutti i driver, quindi select drivers.driver id forname surname nome cognome from drivers. Però devo selezionare, in questo modo selezionerei tutti i driver. Il fatto è che devo selezionare soltanto i driver che hanno gareggiato in una particolare stagione. La stagione significa l'anno, quindi basta andare a vedere la tabella races tutte le gare che hanno quel particolare anno selezionato in stagione, e questo è semplice. Però come faccio da races a ottenere i drivers che sono in questa tabella qui? Posso passare dalla tabella results, perché sono tutti quelli che devo inserire, sono tutti i driver che poi hanno una particolare posizione all'interno della tabella results. Perché se vi ricordate il grafo rappresenta le relazioni sulle posizioni di arrivo. Le posizioni di arrivo sono salvate nella tabella results, quindi i vertici saranno i driver che poi in qualche modo compariranno anche nella tabella results. Quindi devo fare un join tra la tabella races, perché è quella che mi dice tutte le gare in quel particolare anno, in quella particolare stagione. La tabella results, che mi dice quali sono i risultati per quella particolare gara di quella particolare stagione, e i driver. Quindi faccio un join tra queste tre tabelle, tra races, results e driver. Quindi, select driver from drivers, races e results, dove races.year uguale, diciamo, l'anno 2000. And results.raceid è uguale a races.raceid. Così sto facendo il join tra la tabella results e la tabella race. And results.driverid uguale drivers.driverid. Provo a lanciarlo e ho tutti i driver. Il problema è che sono un sacco di duplicati, perché ovviamente gli stessi compaiono più volte, in più gare, quindi devo mettere distinct. Quindi con questa query, semplice ma con qualche join, quindi diciamo non proprio banale, riusciamo a ottenere tutte le informazioni che ci servono, quali sono tutti i vertici. Chiaro quello che abbiamo fatto? Non è detto che questa fosse l'unica possibilità, magari c'erano anche altre diverse combinazioni di join che davano lo stesso risultato, però
però leggendo il testo si capiva che alla fine stavamo utilizzando la tabella results, quindi dovevamo pescare i driver relativi a quella tabella results, a questi risultati. I risultati di cosa? Delle gare relative all'anno scelto. Quindi ho fatto un join tra risultati e races, tra risultati e driver, ho selezionato l'anno, ho scelto Distinct per evitare duplicati e alla fine questa è la lista di piloti che mi servono. Quindi copio la query, torno in Java e la incollo in get all drivers by season. Al posto di 2000 metto il punto interrogativo perché devo selezionare l'anno. Crea una connessione. Crea il prepare statement, setto l'anno, st.set int parametro 1, anno lo prendo da season, quindi s.getYear. Però season per qualche motivo ha un anno, ha proprio l'anno al posto che l'integer, ha proprio un oggetto anno al posto che integer. In realtà questo non mi piace tantissimo, quindi andrei in season e cambierei da year a int. Quindi scriviamo int dappertutto. E in season come toString stampo string.valueofYear. Quindi questo forse era un refuso, comunque potrete anche mettere year, è indifferente, io preferirei mettere int perché in altri laboratori abbiamo messo int sugli anni, giusto per essere coerenti. E in Formula 1 DAO c'è ancora un errore perché in get all season prendeva year e non un intero. Ok, quindi adesso dovremmo aver tolto l'errore su setInt, quindi settiamo l'anno all'interno della query, eseguiamo la query, abbiamo una lista di driver, non più di costruttori, drivers, fino a quando abbiamo risultati, drivers.add new driver, getInt driver id, get string for name, get string surname. Return drivers. Tutto chiaro fin qui? Quindi avevamo bisogno di creare il grafo, abbiamo bisogno di creare, di sapere quali sono i vertici. I vertici sono i piloti che hanno gareggiato all'interno di quell'anno. Abbiamo fatto una query per ottenere i piloti, abbiamo implementato nel DAO il metodo getAllDriversBySeason che restituisce una lista di driver che adesso utilizziamo nel model per inserire, che utilizziamo nel model da inserire nel, per inserirla nel grafo. L'unica cosa che manca adesso è creare gli archi. Allora, per creare gli archi ci sono due principali alternative. L'arco ovviamente è tra due piloti. Quindi o itero sulle due liste di piloti, quindi itero sulla lista di piloti, poi internamente faccio un altro ciclo sulla lista di piloti, quindi considero ogni coppia di piloti controllando che siano diversi e a quel punto mi chiedo qual è il peso che devo associare a questa coppia di piloti? Qual è l'arco che devo creare tra questa coppia di piloti? Oppure faccio fare tutto al database e direttamente mi faccio restituire quali sono gli archi che devo inserire, cioè quante volte un determinato pilota è arrivato davanti all'altro, perché di fatto è questo che ci stiamo chiedendo. Quante volte un pilota è arrivato davanti a un altro in modo tale da poter creare l'arco con il peso corretto. Quindi per creare un arco di cosa abbiamo bisogno? È un arco pesato, abbiamo bisogno di due vertici e un peso.
Quindi molto probabilmente avremo bisogno di un oggetto speciale dove salvare queste informazioni, ma prima direi vediamo la query che dobbiamo fare per estrapolare queste informazioni. Tornando nel nostro schemino, le tabelle che consideriamo sono races, results e driver. Quindi è vero che il database sembra complicato, che lo schemino sembra complicato, ma in realtà poi utilizziamo sempre solo queste tre tabelle. 4 considerando season inizialmente. Dove viene salvata l'informazione sull'arrivo? Nella tabella results c'è un campo position che mi dice appunto qual è la posizione di arrivo di un particolare driver. Come faccio a sapere un driver rispetto all'altro dove è arrivato? Beh, se ho due tabelle results, quindi se ho due istanze di tabella results relative alla stessa gara, posso chiedere, dammi tutti i risultati in cui nella prima tabella results il pilota 1 è arrivato davanti al pilota 2. Poi posso fare una group by, un count e ottengo già il valore del peso. Quindi è tutto solo un discorso di aggiungere alla query precedente un altro join sulla tabella results, in modo tale da avere due istanze della tabella results e farmi dire per ogni coppia di driver, perché faccio una group by su questa coppia, quante volte uno è arrivato davanti all'altro. Quindi tutto quanto si risolve con una query. Chiaro? Certo, allora, nella tabella results è quella, la tabella results è quella dove abbiamo l'informazione. Perché nella tabella results abbiamo la tabella, abbiamo l'informazione su position, che è l'ordine di arrivo, la posizione di arrivo per un particolare pilota. Infatti se andiamo nel DB e andiamo su results, vedete che c'è position che mi dà l'ordine di arrivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E mi sembra che nel testo venisse specificato di utilizzare position. Sì, in base al campo position della tabella results. Quindi, se facciamo il doppio join, il join su una tabella results due volte, quindi abbiamo due istanze della tabella results, e queste due istanze sono relative alla stessa gara, possiamo sapere un pilota se è arrivato davanti a un altro. Perché abbiamo due istanze della tabella results, facciamo il join in modo tale che si riferiscono alla stessa gara e sappiamo se un pilota è arrivato davanti a un altro. Per ogni coppia. Scusa? Sì, questo lo fai in automatico. Quello che dicevo prima, abbiamo due possibili soluzioni alternative e entrambe sono valide. Come dicevi tu, abbiamo due soluzioni. Una è quella di iterare su ogni coppia di piloti e chiedere al database quante volte questo pilota è arrivato davanti a quest'altro. Questa è la prima possibilità. La seconda possibilità invece è far fare tutto al DB, poi fare una group by su quella coppia di piloti, quindi raggruppare i risultati per quella coppia di piloti, utilizzare count per sapere quante volte effettivamente quel pilota è arrivato davanti all'altro. Questo perché? Perché se parliamo dei risultati relativi ad una particolare gara, sappiamo se un pilota è arrivato davanti a un altro. Se invece parliamo dei risultati relativi a tutta la stagione, quello che ci compare non è solo l'informazione di una gara, ma di tutta la stagione, e quindi abbiamo delle entry duplicate. Se facciamo group by, le raggruppiamo, se facciamo count, le contiamo. Quindi sappiamo quante volte effettivamente quel pilota è arrivato davanti a un altro.
Adesso proviamo a scriverla perché è più semplice da scrivere che a spiegarla. Quindi, from drivers race results as R1 results as R2. Ora, selezioniamo le gare relative al 2000. E selezioniamo and races.race id è uguale R1.race id and R1.race ID è uguale a R2.race ID. Quindi stiamo selezionando le gare degli anni 2000. Stiamo facendo il join tra la tabella races e la tabella result. Però di tabella result non abbiamo una, ma ne abbiamo due. E quindi stiamo facendo un altro join tra la tabella 1 e la tabella 2. In questo modo abbiamo risolto tutti i join. Poi, facciamo un altro join tra la tabella result e la tabella driver ID. In realtà questo non è necessario perché potrei anche evitare di avere tutte le informazioni sul driver, mi basta il driver ID. Quindi possiamo anche qua eliminare la tabella driver per renderla query un pochino più semplice. Diciamo solo che per ora mi interessa il driver ID, lasciamo perdere tutte le informazioni sul driver. Quindi bisogna solo di tre tabelle, results due volte e races. Ripetiamo, seleziono le gare dell'anno 2000, faccio il join tra la tabella race e la tabella result R1 e tra la tabella result R1 e la tabella result R2. Facciamo select asterisco. Cosa mi viene fuori? Mi vengono fuori queste tre tabelle in join, quindi mi vengono fuori 8.185 righe, perché abbiamo fatto un mega join in cui di fatto le tabelle race ID, per ogni risultato della prima tabella race ID compaiono tutti i risultati della seconda tabella. Devo filtrarli in base alla posizione. Se devo filtrarli in base a result nella tabella R1, cioè la posizione nella tabella R1 deve essere maggiore rispetto alla posizione nella tabella R2. Questa è la chiave, perché fare le join significa semplicemente accorpare, cioè espandere l'informazione, espandere la relazione tra le tabelle. Adesso però devo filtrare e la chiave con cui viene filtrato, la chiave della query è il criterio con cui viene filtrato questo risultato. E come lo filtriamo? Per R1.position deve essere maggiore di R2.position. Adesso abbiamo tutti i risultati in cui, relativi all'anno 2000, in cui il driver nel risultato R1 è arrivato davanti al driver nel risultato R2. Però ancora non si capisce nulla perché non li abbiamo raggruppati per driver. Quindi group by R1.driver ID R2.driver ID. Quindi all'interno della select posso scrivere dammi R1.driver ID, R2.driver ID e count asterisco, il numero di volte in cui questi compaiono insieme. E questo è il risultato.
Purtroppo non riesco ad aumentare la dimensione del font sotto. Quindi che cosa ho come risultato? Ho per ogni coppia di driver il numero di volte in cui il primo driver è arrivato davanti al secondo. Quindi di fatto ho tutta l'informazione necessaria che mi serve nel mio programma. Quindi devo semplicemente creare un oggetto per salvare ciascuna riga, restituirlo al model, il model itera su questa lista di oggetti e poi crea i vari archi da mettere nel grafo. Però è importante che abbiate capito bene questa query. Abbiamo fatto tre join. La prima tra races e result è soltanto per selezionare una stagione. Quindi quella è semplice. Questa serve per limitare il numero di risultati. Poi abbiamo fatto una join tra due tabelle results. E questa è importante perché ci permette di calcolare le coppie, perché volevamo l'informazione su una coppia. Informazione che però si trova in una tabella, quindi per questo abbiamo fatto la join sulla stessa tabella, in due istanze diverse. Adesso abbiamo voluto una tripletta, l'abbiamo fatta tre volte, avremmo usato tre tabelle. Tre istanze della stessa tabella. Quindi ogni volta che c'è bisogno di un'informazione su una coppia di valori all'interno della stessa tabella, bisogna utilizzare una doppia istanza e fare un join tra quelle due tabelle. Il criterio con cui andavamo a selezionarle è il seguente. Volevamo tutti i casi in cui il driver della prima tabella fosse arrivato davanti al driver della seconda tabella. E quindi abbiamo messo questo r1.position maggiore di r2.position. Ok, però questo vuol dire che ottengo tutta una serie di righe, di row, relative al driver che è arrivato in posizione davanti a R2, il driver R1 che è arrivato davanti al driver R2. Ottimo, ma a me non interessa sapere quali sono le gare, mi interessa sapere quante sono le gare. Quindi non mi interessa avere l'informazione dettagliata su quali sono state le gare in cui il driver in R1 sia arrivato davanti al driver di R2. Voglio sapere quante. Come faccio a sapere il quante? Devo raggrupparli. Con che criterio? Li raggruppo sulla tupla driver ID, R1 e R2. Quindi seleziono tutte le righe dove c'è questa coppia, dove c'è la stessa coppia di driver, e faccio restituire il contatore, ossia quante volte il driver R1 è arrivato davanti al driver R2, e questo spiega perché ho utilizzato count e group by. È chiaro? Quindi direi, terminiamo la lezione qui, pensiamo bene a questa query, e poi la prossima volta riprendiamo da qui. Buona giornata.